La fratellanza, l'amicizia, il senso di comunità sono stati i valori e i sentimenti celebrati nel presepe vivente di Cerce Maggiore. Tra i vicoli della parte vecchia del paese, antichi mestieri e tradizioni locali hanno accolto i numerosi visitatori della manifestazione. Soddisfatti gli organizzatori per la riuscita dell'evento, che ha richiesto più di 3 mesi di lavoro e che ha coinvolto più di 150 persone. Con la collaborazione di tutte le associazioni si è potuto ripetere quest'anno questa edizione del presepe, perché comunque erano 2 o 3 anni che non si faceva, quindi è stato molto, molto voluto sia dalle associazioni che dal popolo di Cerce Maggiore, che hanno comunque collaborato molto per la buona riuscita dell'evento, diciamo. Qual è il messaggio che vuole dare questa manifestazione di Cerce Maggiore quest'anno? Qui si parte da una nuova associazione che si è creata con un nuovo gruppo per creare, diciamo, per riunire un po' tutte le persone di Cerce Maggiore. Quest'anno ha una veste diversa, è il presepe della fratellanza veramente. È stato sempre il presepe della fratellanza, dell'unione, della comunione, ma quest'anno ancor più perché abbiamo degli ospiti, abbiamo i crociati trinitari che sono il simbolo della riconciliazione e veramente siamo felicissimi di averli qua con noi. E poi abbiamo il coro Molise in canto con tante altre persone. Cerce Maggiore anche quest'anno torna con il presepe vivente. Sì, ebbene sì, dopo qualche anno di stasi abbiamo quest'anno fortemente rivoluto che questa manifestazione molto conosciuta e anche molto apprezzata soprattutto dalla gente dei paesi limitrofi fosse riproposta, e quindi ci siamo impegnati, è nato un nuovo gruppo e oggi siamo qui. Dunque, cosa significa questa manifestazione per Cerce Maggiore? Questa manifestazione dice e significa tanto per noi cercesi, perché come avete potuto vedere ci siamo impegnati tanto e tanti cercesi siamo qui oggi a rappresentare il nostro presepe vivente.